Partirei un po' da quella che è stata una delle cose che veniva fuori dall'incontro dello scorso giovedì. Lorenza Perini è ricostruire un po' la storia dei movimenti di lotta delle donne, diceva che c'è stato un pezzo del protagonismo femminista che è stato messo a tacere, è stato quando negli anni 60 e 70 le donne hanno preso parola, sono uscite dalle case, sono andate per strada e hanno con questo comportamento dentro un clima più complessivo di un grosso fermento sociale, culturale, sul piano anche internazionale, hanno in qualche modo ridefinito il soggetto politico. Questa storia poco conosciuta, poco valorizzata, messa a tacere, come diceva Lorenza, è quella che vogliamo qui presentare con l'etichetta che evidentemente è una forzatura di femminismo marxista. Quindi per prima cosa vorrei provare a definire l'oggetto della discussione di oggi, il femminismo marxista, di che cosa parliamo nello specifico. E quindi comincerei col dire che per femminismo marxista si intende l'incontro ricco, critico, ricco, proficuo ma allo stesso tempo critico tra il marxismo e il femminismo radicale degli anni 70. Un approccio analitico, una prospettiva di analisi e intervento politico che possiamo inquadrare a partire dal dibattito che si è sviluppato intorno alla circolazione del pamphlet Potere femminile e sovversione sociale di Maria Rosa Dalla Costa e da tutto un dibattito che si è sviluppato intorno a questo testo. Un dibattito che è stato un dibattito sul piano immediatamente internazionale, che ha dato vita ad un collettivo internazionale, l'International Feminist Collective, e tra il 72 e il 77 alla campagna Wage for Housework, che sarà al lavoro domestico, una campagna internazionale che si è declinata in maniera differente attraverso anche pratiche, percorsi, accenti differenti in diversi contesti. In Italia, in Gran Bretagna, la figura di Selma James, per esempio, è sicuramente un anello di congiunzione fra questa esperienza è una critica femminista in qualche modo precedente, il lavoro che hanno fatto Nicole Cox e Silvia Federici negli Stati Uniti e poi anche in Germania, Barbara Buden, Gisella Bock, in Svizzera e nel Canada anglofono. Quindi una campagna sul piano internazionale che ha messo a tema, che ha portato, diciamo, in modo critico la parola delle donne. Sono anni questi, lo accennavo anche prima, di grande contestazione. Sicuramente questa esperienza va letta completamente all'interno di quel contesto politico e culturale. Sono gli anni, appunto, l'esplosione dei conflitti giovanili negli Stati Uniti, il maggio francese, insomma, sono anni molto significativi. Appunto c'è questa presa di parola di un nuovo soggetto. E in questo contesto tutte quelle riflessioni che hanno tenuto insieme l'urgenza dell'analisi teorica per l'intervento politico, quindi non una mera speculazione di pensiero o una mera lettura anche critica di Marx, ma soprattutto l'urgenza di tenere insieme l'analisi teorica e l'intervento politico, ricercare nell'analisi teorica risposte e strumenti per agire, e per fare questo lavoro il femminismo marxista ha messo, appunto, alla prova Marx. Quindi ho citato potere femminile e sovversione sociale, che possiamo considerare un po' l'avvio di quel dibattito, ma un dibattito che si sviluppa
sul piano internazionale, che ha degli sviluppi anche successivi, anche critici. Alla fine degli anni 70 un altro testo che può essere ricondotto dentro questo filone, questo approccio critico, è il lavoro di Lucia Chieste, Alisa Del Re e Vige Forte, Oltre il lavoro domestico, nel 79. È un testo che raccoglie appunto la riflessione di gruppi femministi che hanno una visione diversa dentro un'analisi critica complessiva dei punti deboli dell'analisi marxista alcune volte anche della stessa riflessione di Marx, ma arrivano a delle conclusioni diverse. Non è il salario che è appunto della loro rivendicazione, ma forme di liberazione dal lavoro domestico concrete. E quindi tutto il discorso su l'accesso ai servizi, le lotte per liberare il tempo delle donne. Siamo comunque già alla fine degli anni 70. Queste esperienze in qualche modo segnano una discontinuità nei termini delle pratiche delle rivendicazioni che vengono portate avanti rispetto all'esperienza del salario al lavoro domestico. Anche su un piano, diciamo, sottolineo il fatto che in qualche modo sta cambiando la situazione, quindi anche le rivendicazioni in qualche modo assumono dei caratteri differenti, perché sicuramente non dentro una stessa dinamica che ha visto l'evolversi, una successione fra il lavoro di Dalla Costa e quello di Del Re in Italia, ma anche i gruppi al salario e al lavoro domestico in Svizzera alla fine degli anni 70 spostano il loro piano di intervento dalla rivendicazione del salario a quello dei servizi. Quindi questo per dire appunto come l'esigenza, lo stile di intervento politico è quello appunto di dar forma all'analisi e alla ricerca critica a partire da quelli che sono i bisogni che ci si trova materialmente. E poi arriviamo qualche anno più in là, di fronte a quelli che erano gli esiti della crisi capitalistica sulla riproduzione, Leopoldina Fortunati si interroga su come è possibile a questo punto, all'inizio degli anni Ottanta, trovare nuove piste di lotta per le donne, e quindi da questa riflessione viene fuori un altro testo importante all'interno di questa tradizione, che è l'Arcano della riproduzione, dove con questa suggestione dell'Arcano della riproduzione, Fortunati intende proprio che dal cuore del loro sfruttamento le donne hanno strappato il velo all'Arcano della riproduzione, a quella produzione nascosta, quella produzione del plusvalore nascosta nelle case. Tenuta ferma l'esigenza di un intervento politico militante che accompagna un'analisi critica teorica, possiamo infine considerare come femminismo marxista anche, forse questa è una forzatura, ma insomma considerare anche delle riflessioni più recenti che hanno provato a riflettere nel presente sulla riproduzione sociale e alcune trasformazioni del lavoro contemporaneo. Mi vengono in mente alcune cose di Cristina Morini, sicuramente il suo lavoro, le sue analisi sul lavoro precario, detto che gli strumenti il femminismo marxista, gli strumenti che possiamo prendere dal femminismo marxista sono strumenti estremamente utili per reggere oggi il lavoro contemporaneo, soprattutto quando il lavoro perde quel suo nesso forte con il salario, che poi è un po' il punto della critica forte di questa critica, ma lo vedremo avanti. Penso anche al lavoro di Katie Wicks, che è una femminista, una politologa femminista americana, che sulla scia di quella tradizione di pensiero ha scritto un libro molto interessante che si chiama The Refusal of Work, il rifiuto del lavoro, dove appunto prova a immaginare quali possono essere le forme del rifiuto del lavoro oggi, dentro quella cornice di pensiero là. Poi ci sono anche altre cose che sicuramente non possiamo definire femminismo marxista, ma alcune delle riflessioni, per esempio, di Christian Marazzi a partire dalla fine degli anni 90, tutta la sua riflessione sul lavoro cognitivo, le trasformazioni del lavoro, il lavoro affettivo, sicuramente ha un debito con quella riflessione, ha un debito, o meglio, è evidente che c'è stato un processo di scambio e di comunicazione fra
esperienze di ricerca e di lotta. E poi sicuramente va segnalato che di recente c'è stato una grande ritorno di attenzione su questo dibattito, quella storia appunto che è stata taciuta, a lungo taciuta, soprattutto nel dibattito anglosassone e negli Stati Uniti in particolare, ha avuto un revival negli ultimi anni, per cui tante giovani studiose si sono messe un po' a ripercorrere quelle esperienze là, più diciamo più che mettendo al lavoro quelle categorie, hanno però riflettuto su quelle robe là. Quindi, detto questo, sicuramente con femminismo marxista non si intende un pensiero omogeneo, è piuttosto un approccio o un metodo di critica dello sviluppo del capitale dal punto di vista femminista. Attento alla riproduzione, al lavoro di riproduzione, che è un lavoro che è stato normativamente, per norma sociale, attribuito alle donne, e attento, quindi un metodo di critica dello sviluppo del capitalismo che guarda alla riproduzione della forza lavoro. È una, appunto, un'elaborazione teorica e militante, come vedremo all'interno di una tradizione di pensiero politico che è quella dell'operaismo italiano, rimane forte sullo sfondo il fatto che la conoscenza è un percorso legato alla lotta. E lo vedremo, le domande che continuamente si pongono sono sempre domande che hanno a che fare con l'esigenza di trasformare, conoscere qualcosa per rovesciarlo, per trasformarlo. Questo non vuol dire, ecco, tutta questa premessa, tutti questi paletti intorno a questo concetto, perché sicuramente ci sono state altre riflessioni femministe di stampo marxista che hanno avuto l'obiettivo della trasformazione politica. Rosa Luxemburg e gli scritti sulla condizione femminile avevano sicuramente un respiro di questo tipo qua. La proposta di riorganizzazione radicale dei rapporti sociali e di produzione di Alessandra Collontan, fin dentro la sfera della sessualità, dei rapporti intimi, delle relazioni, è un altro pezzo di riflessione femminista che ha a che fare con le categorie marxiste. Per restare anche all'attualità, le autrici del femminismo radicale francofono, di cui ci occuperemo all'interno di questo seminario, hanno sicuramente tenuto insieme il punto di vista femminista e l'analisi marxista. Quello che tuttavia forse nessuna di queste esperienze, cioè no, senza forse, tuttavia quello che nessuna di queste esperienze ha mai fatto è stato quello di andare oltre la critica marxista, e rompere con la tradizione marxista. Il lavoro domestico, la riproduzione, che pur restano dentro una critica femminista marxista tradizionale al centro della critica, sono l'oggetto della riflessione politica, restano comunque, diciamo, dentro questa riflessione produzione e sfera della riproduzione restano sempre due sfere separate. La sfera della produzione produce valore, la sfera della riproduzione non produce valore. Semmai, tutt'al più, qualcuno riconosce, produce valore d'uso. Valore di scambio no, non c'è valore di mercato. Questo è un po' il punto di rottura con una critica femminista precedente che negli anni 70 dentro questa tradizione si produce. Quindi, parlando dunque di femminismo marxista, intendo quella riflessione femminista che con l'urgenza dell'azione politica ha saputo al contempo riprendere e mettere a critica Marx, portarlo oltre i vicoli ciechi del suo discorso. E lo dicevo prima, questo è in qualche modo il metodo operaista messo al lavoro dentro la pratica femminista. Non è una forzatura, non è una mia forzatura. Alisa Del Re dalla Costa e Maria Rosa dalla Costa, dentro percorsi pur differenti, si sono formate a quella scuola lì. Silvia Federici, che vive negli Stati Uniti ma è in stretto contatto con Dalla Costa, si forma dentro quella tradizione.
è parte del successo internazionale di potere femminile, dirà Dalla Costa in una intervista, è proprio legato a quel modo militante vivo dal quale proveniva la nostra esperienza. Adesso io non so se sia necessario fare una digressione su quello che è l'operaismo politico italiano, ma insomma sia sufficiente dire che si intende un metodo, uno stile dell'agire politico che a partire dagli anni 60 ha avuto una grossa produzione teorica militante fondata sull'inchiesta operaria, appunto ancora una volta quello strumento dell'inchiesta, del domandarsi, del far ricerca dentro un oggetto che è un oggetto, non puro oggetto di ricerca, ma è un oggetto immediatamente politico, dove si ricercano le domande rispetto a delle urgenze di carattere politico. Ed è un'esperienza che insomma, dura a partire dal 1961 attraverso l'esperienza dei Quaderni Rossi, poi Classe Operaria, poi si arriverà a diverse varie scissioni e ricomposizioni all'esperienza di potere operaio, insomma, una storia che più o meno a grandi linee, quello che a noi ci interessa al di là delle forme dell'organizzazione è quello stile, quella modalità del fare politica di cui sicuramente si nutre il femminismo marxista. Quello che qui intendo per femminismo marxista, scusate, tant'è che qualcuno suggerisce di chiamarlo femminismo operaista. Ecco, questa secondo me, nonostante in dubbi legami, nonostante il richiamo delle stesse autrici, Maria Rosa Dalla Costa dice: è l'esperienza che avevo cercato, che aveva dato risposta alla mia esigenza di capire e di fare, parla dell'operaismo, anzitutto metodo, determinazione e passione nel voler agire per trasformare l'esistente. Quindi c'è sicuramente un richiamo, c'è sicuramente un'impronta forte di quello stile della politica, tuttavia più complessivamente quell'esperienza non solo va oltre quella matrice originaria, ma incontra anche delle difficoltà all'interno di quel dibattito. Dunque, definirlo marxismo operaista ritengo che sia una forzatura. Qualcun altro ha provato a chiamarlo, proprio nell'esigenza di definire qualcosa che, appunto, nominare femminismo marxista rischia di perdere alcune specificità, alcune dimensioni particolari. Qualcun altro lo ha definito autonomist feminist, femminismo autonomo, dentro la tradizione anglosassone, dove c'è stata sempre molta attenzione tanto a questa forma della critica femminista, quanto alla critica politica del pensiero politico in Italia in quegli anni. Insomma, comunque questa definizione di femminismo autonomo non fa invece i conti con le trasformazioni storiche, perché quando le compagne di lotta femminista, appunto l'esperienza che darà vita a questo volume che un po' avvia il dibattito, quando nasce l'esperienza dell'autonomia, le compagne erano già uscite da un bel po' dall'esperienza di potere operaio, quindi comunque... tutto questo appunto per dire che questa mia definizione di femminismo marxista è arbitraria, o meglio, necessita di una serie di paletti per definire il campo, e spero che, insomma, di essere riuscita a mettere in ordine un po' di cose. Quindi proverò a questo punto a ricostruire la trama di questo dibattito, delle critiche che sono state mosse a questo dibattito, in riferimento al contesto politico politico e intellettuale sul piano internazionale, e a partire dalla pubblicazione di Potere Femminile, del dibattito che si è sviluppato, provando a ragionare su quelle che è stata l'articolazione delle pratiche, la genealogia intellettuale di quell'esperienza e le diverse declinazioni che le lotte hanno assunto dentro questa dimensione di contesto. Poi proverò ad entrare un po' nel merito di quelli che sono alcuni, almeno degli aspetti... di quelli che sono almeno alcuni degli aspetti salienti della critica femminista a Marx, e quindi sicuramente il tema del valore della riproduzione, come produzione
di plusvalore occultata, nascosta, il discorso della mistificazione del salario, del ruolo della famiglia e dunque il discorso del rifiuto e poi il processo di accumulazione. Alla fine vorrei provare a ragionare su cosa di questo dibattito oggi ci serve di più e oggi può servirci di meno. Dunque, possiamo assumere il saggio potere femminile e sovversione sociale come primo documento riconducibile alle esperienze che qui chiamo femminismo marxista. Il testo è il frutto di una riflessione collettiva che segna la rottura femminista all'interno di potere operaio e la nascita di lotta femminista. Un collettivo di donne all'interno di quell'esperienza comincia a sentire stretta anche le forme della pratica della militanza politica e si stacca, nasce un altro percorso che si chiama lotta femminista. Poi è interessante notare come la rottura delle donne all'interno dei movimenti radicali degli anni 60 e 70 sia un po' una costante in tutti i movimenti radicali degli anni 60 e 70 nel mondo occidentale. Il black feminism nasce da un contesto del genere. Questo testo, appunto, all'interno di un dibattito che si sviluppa su un piano internazionale, all'interno di un momento di grossissimo fermento sociale, di trasformazione, di cambiamento, di circolazione di idee sul piano anche internazionale, questo testo potremmo dire che è l'incontro virtuoso tra il metodo operaista e la critica femminista di Selma James, che era stata presentata in un testo del 1953, Il posto delle donne, che non a caso viene pubblicato in appendice a questo volume. Quel testo è un testo molto importante in cui appunto inquadrato negli anni 50 negli Stati Uniti, sulla costa pacifica degli Stati Uniti, nella città di Los Angeles, il libro analizza il lavoro della donna in città alla luce anche di una forte ondata migratoria che in quegli anni aveva quindi completamente ridefinito anche le forme del lavoro delle donne e non solo. Spiazzando il dibattito femminista di quegli anni, il testo mette innanzitutto profondamente a critica il discorso dell'emancipazione femminile attraverso il lavoro. Quelli sono gli anni in cui i partiti della sinistra tradizionale portano avanti quel discorso, appunto, e sarà forte l'attrito fra il femminismo marxista, quello che qui consideriamo il femminismo marxista, è invece una lettura più tradizionale della quello che può essere definito il femminismo socialista, comunista, non so, comunque quella più emancipazionista, il discorso dell'emancipazione attraverso il lavoro come un percorso per stadi dove appunto dentro un percorso di sviluppo lineare, di tensione al futuro del capitalismo che porta migliora le condizioni di vita, allora finalmente le donne entreranno nel mondo del lavoro e potranno insieme agli uomini fare la lotta di classe. Questo è un po' il discorso, questo è il discorso che viene invece completamente rovesciato dal femminismo marxista e che già nel lavoro di Selma James in qualche modo comincia a prendere forma, perché quel testo mette a critica il discorso dell'emancipazione femminile attraverso il lavoro salariato, dove appunto si parla esattamente di un secondo padrone che si aggiunge al primo, al marito. Quindi un padrone in casa e un padrone fuori casa, all'interno del mercato del lavoro. E poi quel testo propone la tesi di un nuovo ambito di lotta contro entrambi questi padroni. Ecco, è qui che comincia a venire fuori l'idea della riproduzione come spazio di conflitto, come ambito della lotta. E viene fuori anche l'idea del rifiuto, perché Selma James dice se a casa e in fabbrica non avranno un rapporto umano, quindi la qualità del rapporto, il discorso di Selma James è ancora molto legato ad una lettura tradizionale del marxismo, è la lettura della Quarta Internazionale, quindi quella rilettura di un ritorno al Marx puro, al Marx dei principi, quindi ripulito degli orrori o degli errori del socialismo reale. Ma comunque viene fuori questa idea, il lavoro di Selma James è anche molto legato all'idea capitalismo patriarcato come due mondi che lavorano insieme, cosa che invece nel femminismo marxista viene superata, si cerca di andare oltre.
la questione di genere diventa un elemento indispensabile al funzionamento del capitale. Non c'è patriarcato senza capitalismo, questa è un po' la lezione che ci lascia questa esperienza qua. Tornando a James, quindi James e Emma James dice se in casa e in fabbrica non avranno un rapporto qualitativamente soddisfacente, rifiuteranno qualsiasi rapporto. Quindi anche l'idea del rifiuto è presente già in questo testo. È significativo, data la differente matrice politica, che il lavoro intenso che dà vita a questo volume si risolva poi in tempi molto rapidi. Non esiste una storiografia articolata, o quantomeno non a mia conoscenza, di questa stagione critica, di questa stagione di lotte, di riflessione critica, o meglio, ci sono pochissime cose. Esiste in francese un saggio che ricostruisce un grosso volume che raccoglie materiali e ricostruisce la storia dell'esperienza del salario al lavoro domestico in Canada. Dico questo perché è contenuta lì dentro, quindi non c'è nulla sull'esperienza italiana, non c'è un lavoro organico. Comunque in quel volume lì è contenuta un'intervista a Maria Rosa Dalla Costa in cui lei racconta come abbia, insieme a Selma James, lavorando durante le vacanze di Natale, abbia messo insieme questo libro, lavorando senza concedersi neanche una fetta di panettone, perché appunto c'era l'urgenza politica di portare fuori questo testo, che era il lavoro che aveva fatto con le compagne nei mesi precedenti. Quindi evidentemente era un rapporto molto intenso fra le due, ma che si risolve nel giro di pochi anni, scontrandosi proprio, nessuno entra mai nel merito di quello scontro, ma evidentemente ragioni di diversa concezione della politica, di pensare e immaginare la pratica politica, portano poi ad una rottura, portano, come dire, a scontrarsi due tradizioni di pensiero critico che comunque non collimano perfettamente. Se poi vogliamo continuare a ragionare nei termini di quella che è una genealogia intellettuale del femminismo marxista, quindi anche oltre la matrice operaista che appunto non la risolve, sicuramente tutte quelle correnti internazionali eretiche del marxismo, molto attive in quegli anni, sono un pezzo, anche nei termini di una dimensione critica, sono un pezzo che danno forma a quella riflessione, in particolare appunto in particolare la John Foster Tendency negli Stati Uniti, dentro la cui esperienza Selma James appunto è cresciuta insieme ai lavori di Cedar James e Ryan Majeska, e poi il socialismo barbari in Francia, quindi esperienze che in qualche modo rileggono il marxismo, sono critiche con il marxismo, ma che ancora non hanno prodotto quella rottura netta che invece il femminismo marxista di cui parliamo compie. L'esperienza, il testo, nasce come uno strumento politico, non è uno strumento di pura riflessione, ma nasce dentro un progetto che è immediatamente politico, quindi si accompagna con la costituzione di gruppi territoriali di intervento sul tema della riproduzione, e nascono gruppi e comitati per il salario al lavoro domestico tanto in Italia quanto sul piano internazionale. In Italia sono particolarmente forti in Emilia e nel Veneto, meno forti nelle grandi città dove prevale forse Milano, penso a Milano e a Roma, dove prevale quella che è l'altra anima del femminismo radicale di quegli anni, che è il percorso dell'autocoscienza, l'esperienza di Carla Lonzi, rivolta femminile, eccetera. Quindi queste esperienze sono più forti a Roma e a Milano, ma in Veneto, in Emilia sono molto forti i comitati per il salario del lavoro domestico, che hanno comunque una diffusione sul piano nazionale enorme. In una intervista Dalla Costa dice: eravamo arrivate fino a Gela in Sicilia, lo dice con una certa soddisfazione. Sul piano internazionale, perché il progetto nasce immediatamente come progetto internazionale, quando viene fuori
l'idea del libro, viene fuori anche l'idea di questo collettivo femminista internazionale, per cui comitati per il salario e il lavoro domestico nascono a Londra, a New York, a Parigi, ancora in Svizzera, in Canada. È una rete di scambi, di relazioni, ma anche di declinazioni differenti. Evidentemente ogni territorio, ogni contesto specifico porterà l'accento su una questione piuttosto che un'altra, ma sempre all'interno della grande, del grande ambito della critica sul terreno della, della riproduzione. E la potenza di questo spazio internazionale, secondo me, va particolarmente valorizzata perché stiamo parlando di un periodo in cui le forme della comunicazione non erano quelle di oggi, le lingue non erano conosciute e diffuse come sono conosciute e diffuse oggi, anche i tempi della relazione erano diversi. Quindi, secondo me, sottolineare lo sforzo, la grande potenza di un percorso che ha avuto la capacità di, appunto, di costruire un piano immediatamente transnazionale. Quindi proprio attraverso i comitati per il salario e il lavoro domestico pensiamo appunto ad un percorso di intervento militante. La richiesta di salario e lavoro domestico è allo stesso tempo, si dirà in potere femminile, un'indicazione di lotta e un dispositivo organizzativo. Indicazione di lotta, quindi la lotta sul piano della riproduzione, dispositivo organizzativo, i comitati che vengono costruiti. È il rifiuto che le donne rivendicano attraverso la domanda di salario per il lavoro domestico, è il rifiuto, lo vedremo meglio quando parleremo del rapporto fra lavoro e salario, della gratuità di questo lavoro. E in questo ambito molto specifico, ma al contempo anche capace di raccogliere sensibilità differenti, si crea un piano di rivendicazioni enormi che va dal piano della sessualità, della cura, le emozioni, il lavoro, le relazioni. Sicuramente chiedere salario al lavoro domestico è riduzione della giornata lavorativa delle donne, per cui si chiede un salario come forma di autonomia finanziaria, così che le donne non debbano andare a cercarsi un secondo lavoro per avere i soldi, per avere la propria autonomia economica. Stiamo parlando di un mondo che è quello prima del 1975, se noi pensiamo a quello di cui abbiamo parlato lo scorso giovedì, di un mondo in cui ancora il diritto di famiglia era quello che stabiliva che le donne e i figli erano proprietà del marito, in cui c'era il delitto d'onore, c'era tutta una serie di cose che ci sembrano un'aberrazione, ma io nel 75 ero già nata, e quindi questa cosa mi sembra ancora più aberrante. Comunque il contesto è quello lì. Oggi parlare di autonomia finanziaria delle donne potrebbe sembrare superfluo, ma all'epoca non lo era. Ancora, domandare salario per il lavoro domestico è una rottura con la norma del femminile subordinato, la norma del femminile ridotto a capitale dentro la famiglia, dentro produzione di forza lavoro come femminile normalizzato, ridotto al ruolo di produzione di forza lavoro e dunque di produzione di valore per il capitale. È ancora la rottura della norma eterosessuale della donna come macchina riproduttiva. All'interno della famiglia la donna ha un ruolo specifico, quello di produrre e generare materialmente la forza lavoro. E la rottura di questo ruolo specifico in cui le donne sono state ricondotte è sicuramente l'affermazione dei bisogni riproduttivi che quelle lotte, anche i comitati per il dentro i comitati per il salario e il lavoro domestico, le lotte per l'aborto, per la contraccezione, la salute sessuale, le relazioni, la sessualità. Si raccolgono intorno al grande ambito del lavoro domestico e della sua gratuità molte diverse sensibilità, lo dicevo anche prima, dello sfruttamento e della subordinazione delle donne.
Lottammo dai quartieri agli ospedali, alle scuole, alla fabbrica, dice ancora Dalla Costa in un'intervista. E sono, se si va a guardare concretamente quelle che sono state le lotte, il piano concreto di rivendicazioni sono lotte per l'aborto, per i consultori autogestiti che propongono di reimpostare il rapporto tra le donne, la medicina e la salute, sono lotte sui posti di lavoro, sono lotte contro la violenza domestica, sono lotte che riguardano la sessualità, la salute, i servizi sociali, la casa, eccetera. Sono tutte tematiche queste evidentemente strettamente intrecciate e che precipitano insieme dentro il discorso della gratuità, quindi della gratuità del lavoro domestico, dello sfruttamento dentro quel ruolo. Anche le donne che vengono coinvolte dentro questi percorsi sono molto diverse tra loro, ancora in modo specifico da contesto a contesto, ma vengono coinvolte donne bianche, donne nere, donne latine, donne migranti, donne eterosessuali, lesbiche, lavoratrici, casalinghe. È un movimento molto 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 variegato. Ci sono esperienze cattoliche che confluiscono lì dentro, ci sono esperienze di comitati più di base, più di quartiere. È un ambito molto molto vasto. Sul piano internazionale credo che sia significativo sottolineare che le lotte per i comitati per il salario al lavoro domestico incrociano per esempio le lotte delle donne migranti. Tanto in Inghilterra quanto prima le welfare mothers a partire dal 67 negli Stati Uniti, dentro l'onda lunga delle lotte per i diritti civili, avevano impostato un lavoro di rivendicazione di un salario per il lavoro, diciamo, avevano portato un piano di rivendicazioni perché quelli che venivano definiti salari di sussistenza per le donne sole con figli venissero definiti invece forme di retribuzione di un lavoro evidentemente svolto. Credo che sia interessante notare come evidentemente c'è una sensibilità a partire da una condizione che è quella della donna all'interno del contesto familiare e più complessivamente del contesto istituzionale di quel tempo, di agire, di prendere parola sul piano della riproduzione delle condizioni di vita che questa produce. Quindi quella del femminismo marxista, per come qui lo consideriamo, di quel dibattito che stiamo provando a descrivere, è una prospettiva potenzialmente è una prospettiva ampia e potenzialmente molto inclusiva. Rompe con il femminismo bianco mainstream. Abbiamo visto, facevo cenno prima al proprio differente approccio rispetto a quello che è un percorso di liberazione della donna con quello che era il femminismo mainstream, ma anche rispetto a quello che era il discorso che il femminismo bianco faceva rispetto alle donne nere. Quindi i percorsi immediatamente intrecciati sul piano delle lotte fra donne di diversa natura, per esempio Silvia Federici racconta di come alla fine degli anni 60 fosse molto comune che i comitati per il lavoro domestico si ritrovassero insieme sotto le carceri che in quegli anni erano riempiti di giovani afroamericani dalla tolleranza zero di Giuliani. Di Rudolf Giuliani, e quindi le mamme afroamericane, proprio esattamente come abbiamo visto a Ferguson qualche anno fa, le mamme afroamericane che andavano sotto il carcere per parlare con i figli, e quindi questa, diciamo, il lavoro che veniva fatto insieme sul campo immediatamente fra donne bianche e donne nere sul piano appunto della riproduzione. Evidentemente perché questo è un tipo di femminismo che non ha nulla a che vedere con il discorso della doppia vittimità della donna nera, che non ha, che non propone quel discorso di appunto di distinzione anche dei ruoli e delle posizioni. E, nella prospettiva del salario al lavoro domestico, se vogliamo metterla da un punto di vista più teorico, la razza e il genere sono elementi che costituiscono lo stesso sviluppo del capitalismo.
non c'è patriarcato senza capitalismo, non c'è razzismo senza capitalismo. Questa è un po', se vogliamo, la sintesi che mi viene da fare. E quanto il genere, la differenza, la separazione tra l'esperienza di vita degli uomini, il lavoro degli uomini e l'esperienza di vita e il lavoro delle donne sia parte costitutiva del capitalismo, Leopoldina Fortunati e Silvia Federici lo ricostruiscono molto bene nel loro lavoro sulla caccia alle streghe, quando individuano proprio all'origine della transizione dal feudalesimo al capitalismo, nella caccia alle streghe, il momento di espropriazione, di recinzione, non tanto, non soltanto delle terre, ma anche del corpo della donna. Ma su questo torneremo. Vorrei solo aggiungere che appunto la capacità di questa critica femminista di muoversi a 360 gradi può essere anche segnata dal fatto che uno dei testi costitutivi, quindi muoversi a 360 gradi e saper cogliere la dinamica tra razza e genere, la dinamica di razza e genere dentro il funzionamento del capitalismo, non come elementi che si sommano alla produzione e riproduzione del capitale, ma come elementi stessi senza il quale il capitalismo non si potrebbe dare, cosa che assunta in questi termini ci porta anche a ripensare quelle che sono le declinazioni più recenti di un approccio intersezionale, ma questo è, magari sarà, potrà essere tema di discussione, ma insomma la capacità di tenere insieme la questione della razza e la questione del genere fa sì che uno dei testi fondativi di quello che è il Black Feminist Criticism nella ricostruzione di Barbara Smith sia proprio un testo, The Autonomy of the Lesbian Woman, che è stato scritto da una donna membro del Black Woman for Wage for Housework. Questo per sottolineare quanta capacità di cattura non è la parola giusta, quanta capacità di contaminazione, di attrazione anche, di esperienze radicali di cambiamento. Questo non vuol dire che tutto il femminismo nero sia stato sempre dalla parte di questa critica femminista qua. Perché per esempio Angela Davis nel suo libro Donne, razza e classe, un libro che è stato ripubblicato di recente, dedica addirittura un intero capitolo il capitolo è Al di là del lavoro domestico, il punto di vista operaio. Questa è una vecchia edizione di quello stesso libro che è uscito per Alegre da qualche tempo, di recente. Lei assume il punto di vista della donna nera, ma poi produce una critica che può essere ricondotta a quella che è la critica, che è il pensiero del discorso del femminismo di sinistra, del femminismo mainstream. Quindi lei guarda l'esperienza del Sudafrica dell'apartheid e mette a critica l'idea della riproduzione come pilastro dello stesso sviluppo del capitalismo. E dice così: per ragioni di convenienza economica e sicurezza politica, l'apartheid sta corrodendo, con l'evidente obiettivo di distruggerla, la struttura stessa della vita domestica dei neri. Il capitalismo sudafricano mostra così in modo clamoroso fino a che punto l'economia capitalistica dipende completamente dal lavoro domestico. Evidentemente è ironico quest'ultimo passaggio. Lei dice: non si può dire che la riproduzione è indispensabile allo sviluppo del capitale, perché quello che sta succedendo nel Sudafrica dell'apartheid è esattamente l'annullamento dello spazio della riproduzione, eppure il capitalismo continua ad andare avanti.
Il governo non avrebbe potuto intraprendere la deliberata dissoluzione della vita familiare in Sudafrica se fosse vero che i servizi eseguiti in casa dalle donne nere sono un elemento costitutivo essenziale del lavoro salariato sotto il capitalismo. Il fatto che la versione sudafricana del capitalismo possa fare a meno della vita domestica è una conseguenza della separazione dall'economia domestica privata dal processo di produzione pubblico, caratteristica della società capitalistica in generale. Appare quindi vano sostenere che alle donne dovrebbe essere pagato un salario per il lavoro domestico in base alla logica interna del capitalismo. Quindi, dicendo questa rivendicazione è fuffa perché le donne non producono valore, come lo possiamo dimostrare guardando a il Sudafrica dell'apartheid. Ancora, l'altra critica forte che muove è sulla scia in modo più esplicito del femminismo socialista del tempo, sostiene anche lei che l'emancipazione della donna risieda nel lavoro salariato, nella socializzazione del lavoro domestico e nella lotta per i servizi sociali. E quindi dice... il movimento per il salario alle casalinghe scoraggia le donne dal cercare lavori esterni. Questa è una tipica critica del femminismo tradizionale. Come lavoratrici, come attiviste e militanti del movimento sindacale, le donne non possono avere la forza di combattere il fondamento e il beneficio del sessismo, che è il sistema capitalistico, non ho capito allora, scusate. Come lavoratrici, come attiviste e militanti del movimento sindacale, le donne possono, scusate, avere la forza di combattere il fondamento e il beneficiario del sessismo, che è il sistema del capitalismo monopolistico, ovvero l'unico modo per combattere il capitalismo è stare dentro il mercato del lavoro. La strategia del salario per il lavoro domestico non solo non fa molto per fornire una soluzione di lungo periodo al problema dell'oppressione delle donne, ma non si rivolge nemmeno in modo sostanziale al profondo malcontento delle casalinghe. E poi, facendo riferimento ad una ricerca sociologica sul lavoro domestico negli Stati Uniti negli anni 60 e 70, riporta le osservazioni di una donna che lavora in fabbrica. Le piace il lavoro domestico? Domanda l'intervistatrice. Non mi dà noia. Immagino che il lavoro domestico non mi dia noia perché non lo faccio tutto il giorno. Vado a lavorare e faccio il lavoro domestico per mezza giornata. Se lo facessi tutto il giorno non mi piacerebbe. Questo è uno degli argomenti che vengono riportati, come a dire, se ti do il salario per fare il lavoro domestico vuol dire che te devi stare in casa 24 ore su 24 a fare le pulizie, a prenderti cura della famiglia. Che evidentemente non è questo il discorso, e poi conclude dicendo: io sono più felice sul lavoro che a casa. E ancora Angela Davis, la conseguenza psicologica della donna che ha il salario per il lavoro domestico è una personalità tragicamente bloccata, ossessionata dai complessi di inferiorità. Difficilmente si potrebbe raggiungere la liberazione psicologica semplicemente pagandole un salario. Riporto questi pezzi perché diciamo sono una buona sintesi di quella che è la critica mainstream a questo, non che sia da imputare ad Angela Davis. Cioè, Angela Davis riprende quello che è un sentire di quel tempo. L'abolizione del lavoro domestico come responsabilità privata della singola donna è chiaramente un obiettivo strategico della liberazione della donna, ma la socializzazione del lavoro domestico, non il rifiuto, la socializzazione del lavoro domestico, compresa la preparazione dei pasti e la cura dei bambini, presuppone la fine di un regno del profitto sull'economia. Quindi l'unico modo per mettere fine al capitalismo è quello di spostare la lotta delle donne dal mondo della riproduzione e riportarla nel mondo della produzione. Quindi se volessimo sintetizzare a partire da queste considerazioni di Angela Davis quella che è la critica di fondo che il femminismo mainstream muove all'ipotesi del salario al lavoro domestico è innanzitutto che produzione e riproduzione non sono sfere separate, produzione e riproduzione sono sfere separate e la riproduzione è un'appendice della produzione. Al contrario, il femminismo marxista sostiene che la riproduzione, tutt'altro che appendice,
è il luogo centrale della valorizzazione dell'accumulazione capitalistica. È lì che risiede l'arcano della riproduzione, per citare appunto il titolo suggestivo del libro di Leopoldina Fortunati. La produzione nascosta del plusvalore risiede nel lavoro di riproduzione della forza lavoro, che è un lavoro non pagato. E la liberazione della donna, sostiene l'ipotesi di salario al lavoro domestico, comincia proprio da lì, senza dover aspettare di accedere al mercato del lavoro prima, avere l'emancipazione e poi finalmente lottare insieme all'uomo per la liberazione della classe. La riproduzione dunque non è, dal punto di vista del femminismo marxista, una forma di lavoro precapitalistico o quantomeno un ambito estraneo al processo capitalistico, non è una forma di lavoro arretrato, ma è un lavoro che è stato storicamente modellato, costruito dal capitale per il capitale e che è assolutamente funzionale alla organizzazione del lavoro capitalista. La riproduzione per questo non è una sfera separata dalla produzione, ma è una sfera in cui il valore prodotto non è mero valore d'uso, questo l'avevamo già detto, ma è immediatamente valore di scambio, è il prezzo di quella merce che è la forza lavoro, è ciò da cui è possibile poi definire la determinazione del prezzo di quella merce che è la forza lavoro, è ciò che poi determina appunto la produzione della ricchezza. Nel processo di nella produzione di più valore. È inutile tornare su quelle che sono le risposte del femminismo marxista a questa critica, perché come le abbiamo già viste. Adesso vorrei entrare nel merito di quelli che sono gli aspetti più specifici, quindi il rapporto, a partire da questo rapporto conflittuale ma al contempo stretto tra il femminismo e il marxismo, e poi ragionare sul valore della riproduzione, sul rifiuto, sul salario e sull'accumulazione. Non so se può aver senso fare una pausa adesso e poi andare avanti, oppure andare avanti. Allora andiamo avanti. Che ci puoi chiarire, certo, meglio questo rapporto tra il femminismo marxista, cioè tra la critica marxista, cioè sì, tra il femminismo marxista e invece appunto il salario del lavoro domestico, cioè ce la puoi approfondire un pochino? Allora, ho provato a individuare, in effetti li ho semplicemente, diciamo, elencati, quelli che sono i punti di disaccordo, possiamo dire. Allora, innanzitutto il discorso, il femminismo marxista fa questo discorso, tutto il ragionamento è questo discorso sulla riproduzione come spazio di produzione del valore, anzi, la riproduzione come il pilastro dello sviluppo stesso del capitalismo, perché produce forza lavoro e la forza lavoro è ciò che permette al capitale di produrre ricchezza. La forza lavoro produce plus valore. Il femminismo tradizionale dice no, produzione e riproduzione sono due sfere distinte. La produzione di ricchezza si ha soltanto con la produzione delle merci. Sì, questo è chiaro. Dicevo rispetto al discorso proprio del salario del lavoro domestico. E allora... Non, la rivendicazione del salario è, per quel dibattito lì, la rivendicazione di quella posizione della donna. La donna che domanda salario al lavoro domestico è e rimane casalinga. Ma non è questo che il femminismo marxista dice. Tanto nella... in un passaggio di questo libro, quanto in un saggio di Silvia Federici che si chiama Salario contro il lavoro domestico, che è uno dei saggi che sono stati che sono circolati, viene proprio spiegato perché la domanda di salario non è
mera domanda di denaro per rimanere in quella posizione, ma è la domanda di pagare con la stessa moneta in cui il lavoro di produzione viene pagato, per dare visibilità alla produzione di questo alla produzione di valore di questo lavoro che invece viene considerato che non produce valore, e dunque uscire da quella posizione. Lo vediamo, perché quando entriamo nel merito del rapporto salariale, della critica che viene fatta al salario come mezzo attraverso il quale si definisce la subordinazione e lo sfruttamento delle donne, secondo me vengono fuori delle cose che ti possono venire in questo senso, ma possono insomma aiutare in questo senso. No, c'era qua la citazione di... Quindi attraverso l'attribuzione del salario si produce un ambito di conflittualità che è spendibile a livello di lotte anche... Allora, rivendicando il salario io a libero tempo, dicevano, libero tempo perché per la mia autonomia finanziaria non devo andare a fare un altro lavoro. Però questo non significa che poi comporti conflittualità. Quindi, no? Cioè, non significa che una persona che riceve un salario poi... Dunque, produca conflittualità. Quindi... Io personalmente la mia opinione sul salario è di un certo tipo, però proviamo a ragionare su quello che dicono loro. Esatto. Loro dicono è la domanda stessa di salario, non tanto avere il reddito, ma domandare salario vuol dire rompere, dire che questo lavoro non è un lavoro naturale, non è un cavolo di lavoro d'amore per un cavolo, è un lavoro e in quanto lavoro me lo devi pagare, e il fatto che io ti dica me lo devi pagare ti sto dicendo che produco valore, e qui questa è la rottura che loro producono. La critica, è come se la critica mainstream non cogliesse questa sottigliezza, come se la critica mainstream rimanesse sull'idea che appunto la domanda di salario è una domanda di denaro, ma non è quello. Silvia Federici lo dice bene. Ma ai tempi c'erano i gruppi che chiedevano il salario per il lavoro domestico, e i gruppi che invece erano contrari erano abbastanza conflittuali tra di loro. E secondo me la cosa che veniva fuori allora era che comunque se tu chiedevi un salario domestico, era comunque che appunto tu facevi questo lavoro ed era... E ti accontentavi di quello. Ecco, ma c'era il discorso del rapporto col maschio, con l'uomo, che faceva anche una grande differenza. Perché se tu comunque chiedevi il salario e facevi il lavoro domestico, non avevi una conflittualità col maschio diretta. Mentre invece se tu ti ponevi dall'altra parte, il lavoro domestico non lo voglio fare, allora c'era anche una conflittualità che ti portava direttamente... Fuori dalla famiglia. Sì, sì. Però loro dicono... C'era molto quella cosa lì. Insomma, quello che loro dicono, e lo vedremo, è che la domanda di salario... per il lavoro domestico rompe il vincolo con il salario del marito, e quindi in qualche modo quella dimensione di conflittualità lì la riportano da quel punto di vista là. Appunto l'esperienza, per esempio, a partire dallo stesso territorio, l'esperienza dei gruppi dei gruppi di lotta sui servizi sociali a Marghera, per esempio, è in aperta critica con questo. La critica non è sulla... Se il femminismo tradizionale dice non vede la produzione di valore della riproduzione, Alisa Del Re e le altre la vedono, ma dicono ci riappropriamo di quella ricchezza in un altro modo, non attraverso. Comunque, secondo me, andando avanti, questa cosa la vediamo meglio, proprio riprendendo quelli che sono gli aspetti. Allora, tutti questi testi, e se li leggerete o se li avete letti, potete averne misura,
sono un corpo a corpo con Marx, è un continuo leggere Marx, riprenderlo, citarlo, rovesciarlo, fargli le pulci, ma non da un punto di vista filologico, non è un lavoro di ricerca sul testo, sul discorso di Marx, ma è proprio provare a mettere alla prova del conflitto politico quelle categorie. E c'è da dire che questo rapporto con Marx è al contempo un rapporto irrinunciabile, è un rapporto conflittuale. È irrinunciabile perché in quegli anni, dentro il grande fermento a cui ho accennato, dentro l'orizzonte di rottura di quegli anni là, la critica di Marx al sistema di produzione capitalistica è al centro del dibattito. Del dibattito radicale, del pensiero rivoluzionario. Anche autori e autrici che poi prenderanno le distanze da Marx in quegli anni parlano con Marx, dialogano con Marx. Penso, diciamo, per restare sull'ambito del dibattito femminista, al lavoro di Gaylen Rubin, The Traffic in Women, note sulla politica economica del sesso, che è appunto un testo molto importante, definisce il discorso, diciamo, ha una lettura non economicista dell'economia politica del sesso, si rapporta con Marx, per quanto senza produrre delle grosse innovazioni, dopo qualche anno, negli anni 90, avrà già rinnegato tutte quelle posizioni. Questo lo dico per dire che in quegli anni è impossibile non ragionare con Marx, se la prospettiva è quella del cambiamento. La rilettura che il rapporto, la relazione del femminismo marxista, di quello che qui chiamiamo femminismo marxista, con Marx è una rilettura in termini critici. Secondo quello che è lo stile dell'operaismo a cui abbiamo già accennato, è un leggere Marx nel presente, utilizzarlo rispetto all'azione politica, piuttosto piegarlo rispetto alle urgenze del presente. Un Marx oltre Marx, per citare un titolo famoso nel suo genere, che va oltre le griglie del marxismo, oltre la critica al socialismo reale per il ritorno a Marx. Prende proprio di petto, è un corpo a corpo con Marx, dicevamo. Dalla Costa dice nell'intervista che è stata pubblicata, che è uno dei materiali pubblicata sul volume Gli Operaisti, nella sinistra era abituale studiare Marx e i padri del socialismo, ma studiando continua ci siamo resi conto che lì non c'era molto per comprendere la nostra situazione. Abbiamo allora avviato una critica della sua opera e abbiamo iniziato l'analisi con ciò che riguarda la riproduzione, tutta un'area di sfruttamento che Marx aveva ignorato. Si trattava quindi di utilizzare Marx alla luce di quello che era l'interesse della lotta politica, far funzionare Marx stesso alla luce della lotta femminista, come dirà qualche anno più tardi Leopoldina Fortunati. E quindi è lo stesso Marx che fornisce al femminismo le ragioni per criticare Marx stesso. In un testo in cui considera il rapporto tra femminismo e marxismo, un testo che è in traduzione in un volume di Silvia Federici che uscirà il prossimo anno per Ombre Corte, Silvia Federici appunto non può fare a meno di notare che Marx ha contribuito enormemente allo sviluppo del pensiero femminista, inteso come parte di un movimento di liberazione e trasformazione sociale, non solo per le donne ma per l'intera società. Ma la stessa Federici poi non può fare a meno di considerare quelli che sono i limiti della teoria marxiana per la prospettiva femminista. E dice che la prospettiva, la critica dello sviluppo del capitalismo di Marx resta circoscritta alla storia e all'analisi del lavoratore industriale salariato, della fabbrica, della produzione di merci e del sistema salariale. E tutta la sfera delle attività legate alla riproduzione, che sono centrali perché sono l'ambito della produzione di quella merce speciale che è la forza lavoro, l'unica merce che produce plus valore, sono per rincanto, spariscono dalla riflessione di Marx. E con questo tutto il discorso sul lavoro domestico, sulla sessualità, sulla procreazione, eccetera. Marx
riconosce che la condizione della donna all'interno della famiglia borghese è subordinata. Marx vede le brutali condizioni di sfruttamento del lavoro delle donne e dei bambini nelle fabbriche della seconda metà del XIX secolo. Lo ha scritto, lo ha denunciato. Quello che il femminismo marxista gli rimprovera è di non aver visto la forma specifica dello sfruttamento delle donne dentro il lavoro di riproduzione. E questa in sostanza la critica che viene mossa a Marx. E perché non vede il valore, perché Marx non vede il valore produttivo della riproduzione? La critica femminista a Marx evidenzia che la produzione della forza lavoro è per Marx parte del processo di produzione delle merci. Non vede la produzione di valore autonomo del processo di riproduzione della forza lavoro. Per Marx non è produzione perché non produce valore, perché non produce una merce, perché, o meglio, produce una merce che è una merce speciale. Semmai può essere valore d'uso, ma sicuramente non è valore di scambio. Nel modello marxiano il lavoratore guadagna un salario, e questo è il discorso che secondo me ci aiuta a capire qual è il punto di vista del salario dei gruppi per il salario del lavoro domestico. Il lavoratore guadagna un salario e con quel salario soddisfa le sue necessità di vita, le sue necessità riproduttive, cibo, vestiti, abitazioni e poi affetti e relazioni. Ma nel Capitale di Marx nessun riferimento compare al lavoro necessario a trasformare le merci in concreti elementi di sussistenza per l'operaio. Il cibo va cucinato, i vestiti vanno cuciti, le abitazioni vanno governate, l'economia domestica va gestita e perfino gli affetti e la cura non sono naturali, ma stanno dentro processi che sono processi immediatamente produttivi. Uno dei pochi richiami al tema della riproduzione nel Capitale di Marx, nel capitolo 8 del libro primo, si limita a dire che il valore della forza lavoro include però anche il valore delle merci necessarie per la riproduzione dell'operaio. Il solo valore delle merci, nessun riferimento, nessun richiamo al lavoro necessario per trasformare quelle merci. Questa è un po' il succo, se vogliamo, di questa critica. Per Marx, scrive Alisa Del Re in un saggio del 79 dal titolo Struttura capitalistica del lavoro legato alla riproduzione, che è fra i materiali, che è stato pubblicato in quel saggio Oltre il lavoro domestico, a cui facevo riferimento anche prima. E quindi Del Re scrive: per Marx, essendo il lavoro salariato la base del modo capitalistico di produzione, il lavoro che conta è salariato, il resto dal punto di vista marxiano non è lavoro, tantomeno il lavoro necessario alla produzione e la riproduzione della forza lavoro. È per questo che Del Re, come avrà modo poi di spiegare successivamente in un seminario 30 anni dopo a Roma, in questo testo, Struttura capitalistica del lavoro legata alla riproduzione, non parla di lavoro, ma parla di fatica legata alla riproduzione, e intende così quella cosa che le donne fanno ogni giorno per tutta la loro vita e i maschi sono costretti a fare talvolta e in circostanze storiche particolari. Per esempio, fa l'esempio degli studenti che vanno fuori casa, lo studente fuori sede che deve pensare alla sua riproduzione, ma non lo chiama lavoro. Ho tentato di analizzare cosa fosse il lavoro di riproduzione di questa merce, dirà Alisa in quel seminario, con tanta timidezza che per 5 o 6 pagine non ho osato nemmeno chiamarlo così, sostituendo il termine lavoro con fatica legata alla riproduzione, perché non corrispondeva alla definizione marxiana, perché per rimanere rigorosa al testo marxiano quella non era possibile parlare di lavoro, parlare del lavoro di riproduzione come lavoro in termini marxiani. E questa fatica legata alla riproduzione e riproduzione della forza lavoro, continua Alisa in questo saggio, questa fatica legata alla produzione e riproduzione della forza lavoro è lavoro. È tutta dentro il sistema, modo di produzione capitalistico, è comandata
è comandata direttamente da un salario che possiamo chiamare salario sociale, contribuisce largamente al processo di valorizzazione ed è uno dei mezzi di cui il capitale si serve per estrarre plusvalore. E inoltre, così intimamente compenetrata con il modo capitalistico di produzione che si modifica con il modificarsi dei processi produttivi per varie fasi in cui il rapporto di produzione storicamente determinato si determina nel sistema, scusate, che i rapporti di produzione storicamente si determinano nel sistema capitalistico. Quindi ci sta dicendo non solo che il lavoro di produzione è lavoro, ci sta dicendo che è produzione di plusvalore e ci sta anche dicendo che è uno degli elementi fondamentali dello sviluppo del capitalismo, proprio perché, come poi mostrerà in questi successivi lavori, il modello della riproduzione segue il modificarsi del modo di produzione capitalistico. Quindi il lavoro di riproduzione è lavoro, questo è uno degli assunti di fondo. La produzione e la riproduzione è produzione di lavoro, al pari, forse ancora più, forse addirittura è il pilastro dello sviluppo del capitalismo, il lavoro di riproduzione è lavoro. Come in fabbrica si producono merci, in casa si produce la merce forza lavoro. In questo senso la riproduzione non è una sfera separata dalla produzione, ma è piuttosto il pilastro. E la famiglia? La famiglia nucleare che si afferma con il passaggio dalla grande industria e che costituirà la spina dorsale del modello di produzione fordista, la famiglia nucleare, per come la conosciamo, ne costituisce il regime di produzione, la forma dell'organizzazione e del comando del lavoro. La famiglia, dunque, e il lavoro domestico non retribuito che la definiscono, costituisce, rappresenta il modello dell'organizzazione del lavoro. E la casa, come la fabbrica, è il luogo. È da questa prospettiva che il femminismo marxista denuncia il carattere assolutamente non naturale del lavoro domestico. Lo chiamano amore, noi lo chiamiamo lavoro non pagato, scrive Silvia Federici nell'eservo di quel saggio Salario contro il lavoro domestico a cui già facevo riferimento. Il lavoro di riproduzione delle donne all'interno della famiglia è il risultato di un processo storico che, come vedremo, ha spinto le donne dentro le mura domestiche perché in quel momento quel ruolo della donna era ciò di cui il capitalismo aveva bisogno e ha costruito intorno a questo dispositivo di organizzazione del lavoro la favola dell'amore romantico. Tutt'altro che un lavoro d'amore, il lavoro di riproduzione è un lavoro a tutti gli effetti, ben oltre la trappola dell'amore romantico. È un lavoro a tutti gli effetti attribuito alle donne dentro un preciso processo storico, quello definito dal passaggio da un modello di produzione descritto dall'industria leggera, quindi l'industria prevalentemente tessile, un'industria che poteva occupare anche donne e bambini, è uno degli descritto un nuovo modello produttivo descritto dall'industria pesante, che quindi richiedeva una forza lavoro più prestante fisicamente e che doveva ripensare la stessa figura dell'operaio, perché alla metà del XIX secolo, quando si compie il passaggio nella ristrutturazione capitalistica dall'industria leggera alla grande industria, i lavoratori avevano un'età media di 35 anni, erano affamati e maciati, vivevano in condizioni di degrado, come appunto le pagine di Engels sulla Manchester di quegli anni hanno mostrato. Quindi la famiglia nucleare, per come noi la conosciamo, per come la vediamo anche un po' traballare tra richiami istituzionali e spinte di rottura su un piano più sociale, è la produzione, è la forma dell'organizzazione della produzione della forza lavoro più idonea a quel modello produttivo là.
La famiglia come dispositivo giuridico-sociale che governa la ristrutturazione capitalistica della seconda metà del XIX secolo. Potremmo dire, usando le categorie di Marx, si tratta di un processo di sussunzione reale. L'intera società viene ripensata e ridefinita in modo funzionale al nuovo modello di accumulazione. L'intera economia domestica subisce una profonda trasformazione. I cambiamenti introdotti dalla giornata lavorativa più breve, dal limite del lavoro minorile, dalle leggi contro il degrado, spingono le donne dentro la famiglia. Prima la famiglia aveva un'altra struttura, c'era la famiglia, era una dimensione di famiglia allargata, c'era una vita comunitaria molto più densa. Invece adesso si ridefinisce quella dimensione là. Cambiano le forme di vita dei soggetti, cambia la comunità, cambia persino il quartiere. I negozi prima non esistevano, l'economia, la famiglia allargata aveva una sua economia di sussistenza. Adesso anche i quartieri, anche il contesto urbano, anche l'ambiente in cui le nuove figure del lavoro crescono, vivono, stanno assumendo un'altra forma. Ciò che cambia, soprattutto mentre le donne vengono ricacciate in casa, sono i rapporti di potere e le gerarchie dentro la famiglia. Ora le donne sono dipendenti dal salario del marito. Hanno perso quella seppur minima autonomia finanziaria che dava alle donne un minimo di autonomia, un'autonomia sempre molto ridotta. Marx, per esempio, parla anche con un certo disprezzo del fatto che le donne per arrotondare si prostituissero, ma comunque al di là del giudizio di Marx il dato era che il salario che le donne percepivano per il lavoro in fabbrica era minimo, inferiore a quello degli uomini, senz'altro, ma comunque in tutti i casi non adeguato, non sufficiente alle loro, per un'autonomia piena. Eppure, pur quel poco di salario lo perdono, quel poco di autonomia la perdono completamente mentre vengono ricacciate nelle case. Ora le donne sono dipendenti dal salario del marito e ciò definisce una nuova gerarchia tra i sessi. Il salario in questo senso diventa proprio un dispositivo di regolazione dei rapporti di potere all'interno della famiglia. Da questo punto di vista, e questo è un altro secondo me dei punti di forza e anche dell'attualità, della capacità di far presa anche sul presente di questa analisi, la famiglia non è una sovrastruttura del capitale, ma è il dispositivo fondante dell'organizzazione del lavoro capitalista e dello sfruttamento attraverso il dispositivo di mercato. Uno sfruttamento che nel momento storico in cui scrivo il femminismo marxista, perché oggi probabilmente le riflessioni sarebbero da fare diversamente, visto che oggi il salario non esiste più, la donna che dipende dal salario del marito, quando i salari sono complessivamente precari, e questo anche forme di messa in discussione dei ruoli di genere con tutte le conseguenze di violenza che si producono. Ma comunque, dentro quel modello storico lì, il dispositivo del salario è il dispositivo di sfruttamento, in particolare dello sfruttamento delle donne, in quanto sono le donne che sono naturalizzate al lavoro domestico e riproduttivo. Alisa Del Re, nel saggio già citato e poi in altri successivi lavori, prova ad andare oltre. Il lavoro di Silvia Federici, il lavoro di Maria Rosa Dalla Costa in altri testi si concentra prevalentemente sul passaggio dall'industria tessile alla grande industria, quindi mette a critica il momento in cui la famiglia nucleare diventa il dispositivo di organizzazione del lavoro dentro quel modello produttivo. Alisa Del Re prova ad andare avanti, quindi riprendendo in questo saggio del 79 in altri scritti i processi, i dispositivi di disciplinamento che gestiscono il passaggio alla grande industria, considera poi una nuova funzione sociale, la nuova funzione sociale che la famiglia assume nella fase taylorista, quando la famiglia diventa non solo
fare in modo che ci sia una forza lavoro capace di andare oltre 35 anni di vita, di essere più possente fisicamente, quindi la cura che era richiesta per lavorare nelle grandi industrie metallurgiche, non so, mi verrebbe da dire metallurgiche, ma a un certo punto dentro la catena di montaggio il lavoro di cura della famiglia diventa anche lavoro affettivo, diventa, la famiglia diventa momento compensativo di stress. E questo ancora una volta ci permette di vedere come la famiglia funzioni esattamente come un dispositivo di organizzazione, di contenimento del lavoro. E poi ancora, sempre Alicia Del Re, in quello che chiama lo sfascio della famiglia fondata sul ciclo di lavoro in fabbrica, lo sfascio sotto la pressione della lotta delle donne, perché Alicia Del Re scrive nel 79, le lotte delle donne, potere femminile e sovversione sociale del 72. Tra il 72 e il 79 si sono date le lotte delle donne, si sono date anche tante trasformazioni sul piano sociale, sul piano giuridico, il famoso 1975 del diritto di famiglia a cui facevo riferimento prima. Bene, la lotta delle donne ha prodotto ciò che Alicia Del Re sta chiamando lo sfascio della famiglia fondata sul ciclo di lavoro in fabbrica. Il salario non riesce più a controllare il ciclo di lavoro riproduttivo, quindi il salario maschile, che fino a quel momento era stato l'elemento di cattura del lavoro delle donne, non è più in grado di svolgere questa funzione. Non riesce a controllare il salario, non è più sufficiente per controllare l'intero ciclo produttivo. E il tempo di lavoro legato alla riproduzione comincia ad avere delle forme sociali esterne. È dentro questa rete a maglie sempre più strette che la famiglia nucleare non resiste più. Scoppia per il doppio lavoro, per il frazionamento della giornata riproduttiva. Resta, quando resta, come centro di accumulazione di reddito, cui si accompagna una flessibilità delle mansioni dei vari componenti e come struttura che funziona da centro di collegamento coatto con il sociale. Dentro questo processo si verifica un fatto fondamentale, cioè l'autonomizzarsi dei soggetti portanti del lavoro riproduttivo, le donne. A ciò si affianca una socializzazione delle lotte per la riduzione del tempo di lavoro e per la riproduzione contro il comando sul lavoro stesso. Ecco qua, e qui Alicia Del Re richiama quello che era il percorso di lotta sul quale stavano lavorando. Ma quello che a noi ci interessa è che la famiglia, per come era stata concepita fino a quel momento, scoppia. Scoppia perché le donne hanno mollato la casa. È il fatto che la fuoriuscita delle donne dal sistema domestico sia stata almeno uno degli elementi che ha messo in crisi il modello di produzione fordista, non lo diciamo noi, ma ci sono degli studi approfonditi che lo dimostrano, proprio a dire quanto sia stata radicale quella rottura lì, quanto sia stato comunque, al di là delle critiche, al di là dell'opportunità di rivendicare o non rivendicare salario, ma quanto quella critica lì, quanto la capacità di sottolineare che quel lavoro è produttivo di valore e che quindi non è un lavoro che io faccio per amore, non è un lavoro che io faccio per natura, la presa di consapevolezza rispetto a questo, dato anche poi dalla capacità di far presa su donne anche con esperienze e percorsi diversi che quell'esperienza ha avuto, è secondo me un dato più significativo. Per concludere, quello che è le trasformazioni del ruolo della famiglia dentro la critica femminista marxista, sempre Alicia Del Re, in un testo più recente, Produzione e riproduzione, produzione e riproduzione e critica femminista, un saggio contenuto in Genealogia del presente, che è un volume uscito per Ombre Corpo del 2013, che raccoglie un seminario quelle che erano alcune parole chiave che venivano declinate, parole chiave di matrice marxiana. Insomma, in questo saggio Alicia Del Re porta avanti questa sua lettura delle trasformazioni della famiglia ed evidenzia come con la ristrutturazione, la cosiddetta ristrutturazione post-fordista, l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro salariato,
abbiano di lì in avanti ridefinito la funzione del salario. Il salario ha cominciato ad essere ripartito tra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo, il salario delle donne ovviamente. E secondo una definizione tanto schematica quanto calzante della stessa Del Re, si arriva alla situazione per cui una donna, un salario, due lavori. E questo era un po' lo scenario che veniva messo a critica anche da Salario e Lavoro Domestico. Cioè, uscire, lo diceva anche Selma James, uscire dalla casa per andare nel mercato del lavoro vuol dire semplicemente avere un altro padrone. Un salario, una donna, un salario, due lavori. Era la doppia giornata lavorativa per le donne che lavoravano anche per il mercato. E questa è Alice Del Re in questo saggio del 2013. Nei decenni successivi continua la ristrutturazione del lavoro riproduttivo a livello globale avrebbe poi accresciuto la salarizzazione della riproduzione declinandola anche in chiave etnica. E ora siamo un pezzo più avanti, quando gran parte dei servizi riproduttivi non vengono più svolti nell'ambito della famiglia nucleare per come l'avevamo vista a metà del Novecento, nei suoi sviluppi fino agli ultimi decenni del Novecento. E così oggi abbiamo sempre Del Re, due donne, due lavori, ma un solo salario da condividere. Una relazione tra donne che passa per una linea etnica. Due donne, in genere una donna che fa il doppio, che lavora fuori casa, una donna migrante che fa il lavoro di produzione, è un unico salario che va sempre, quindi il problema del salario comunque non si è risolto. Voi pause non ne volete fare? State a notizia di voi! No, va bene, bello. Allora, sulla funzione sociale del salario all'interno della famiglia si concentra quindi gran parte della critica del femminismo marxista. Nella famiglia il salario è il vincolo di subordinazione che definisce la divisione del lavoro sessuale, ma anche del lavoro internazionale, riprendendo le cose che diceva Del Re. È lei che è in posizione subordinata, il salariato e il non salariato. Quello tra salariato e non salariato è quindi un vincolo su cui il capitale costruisce i propri processi di accumulazione dentro la famiglia e i processi di genere, fuori dalla famiglia tutto il discorso del lavoro della schiavitù, del lavoro servile, delle forme di cattura del lavoro più complessive anche nei paesi non occidentali. Il salario inoltre, come forma di organizzazione dei rapporti sociali e produttivi, ha la pessima funzione di naturalizzare i ruoli. Naturalizza ruoli, naturalizza attività, compiti e rende così invisibili interi ambiti di sfruttamento. Così ha funzionato per il lavoro domestico. Naturalizzato al lavoro d'amore, non se ne è vista la capacità di produzione valore, ed è quello che accade oggi a tanto lavoro intellettuale nell'accademia e non solo. Il fatto che io, non solo anche nell'ambito della cura, insomma tante cose, il fatto che io svolga quel lavoro per una missione, che non è più l'amore romantico ma è un'altra forma d'amore, è sempre lo stesso ricatto, perché non vediamo quanta produzione di valore ci sia in quel momento. Qual è lo scippo che ci sta venendo fatto sotto il naso? L'analisi delle donne serve anche agli altri. Io credo che questa analisi sul lavoro non salariato oggi nel mondo della precarietà sia uno strumento indispensabile del lavoro, tante cose. Ci sono altre cose che mi piacerebbe parlarne, oggi non funzionano più di questa cosa. Banalmente il discorso del salario. Non esiste più la famiglia. Il salario, quella funzione che il salario aveva nella famiglia nucleare è un'altra cosa. I rapporti di potere fra i generi sono inevitabilmente ridefiniti. Il neoliberismo ha dato una zampata e insomma sto femminismo ha bisogno di avere delle stampelle per camminare dritto, se no scivola con estrema facilità. Quindi tante cose secondo me
ovviamente dopo 50 anni erano un po' aggiornati, insomma. Però sicuramente questo discorso sul salario, sulla produzione di valore del lavoro non salariato è un elemento utilissimo per l'analisi delle forme del lavoro oggi. Ma volevo leggere un pezzetto della riflessione di potere femminile e situazione sociale sul lavoro. Allora, attraverso il salario viene organizzato lo sfruttamento del lavoratore non salariato e il suo sfruttamento è stato più efficace in quanto nascosto, mistificato dalla mancanza di un salario. E il salario continua, dov'è? L'uomo come lavoratore salariato e come capofamiglia è diventato così lo specifico strumento di quello specifico sfruttamento che è lo sfruttamento della donna. Questa è l'idea di lavoro, l'idea della funzione del salario all'interno della famiglia che potere femminile e sovversione sociale propone nel 1972. Il sistema ha così posto una frattura fra l'uomo e la donna. E quest'ultima è in condizione subordinata. E poi dice del re, fra uomini e donne, il potere con le sue prescrizioni comanda l'affettività sessuale e l'intimità. Anche la dimensione intima, affettiva, è inevitabilmente segnata da quell'esperienza là. Questa centralità del discorso della funzione del salario all'interno della famiglia definisce il terreno del conflitto. Lotta per il salario e il lavoro domestico è in questo senso la sottrazione dal modello riproduttivo della famiglia nucleare. È il rifiuto, dentro la tradizione del rifiuto dell'operaismo politico italiano, come sottrazione alla valorizzazione del capitale. Chiedendo salario per il lavoro domestico, lo dicevamo prima, si rifiuta la naturalità dell'attribuzione del ruolo domestico alla donna, la cui gratuità è all'origine della produzione del plusvalore. Si rifiutano le gerarchie interne alla famiglia, determinate dal sistema salariale, e dunque rifiutando quelle gerarchie, mino le basi, le donne stanno minando le basi della famiglia che costituisce il tassello indispensabile all'organizzazione del lavoro dentro quel modo di produzione capitalistica. Salario al lavoro domestico rifiuta anche il mito della liberazione attraverso il lavoro salariato sostenuta da altro femminismo. Perché mai avrebbe dovuto costruire una meta ciò che gli uomini dicevano di voler rifiutare? E questa è l'esperienza di Maria Rosa Dalla Costa esattamente dentro il suo essere cresciuta nell'esperienza operaista. Anche i gruppi femministi che rivendicano non un salario del lavoro domestico ma l'accesso ai servizi come forma concreta di salario indiretto hanno al centro del loro intervento politico un'analisi critica della funzione marxiana del salario. Sono quelle portate avanti dai gruppi di Marghera, appunto a cui facevamo riferimento anche prima, lotte per la riduzione del tempo di lavoro per la riproduzione. Come recupero di tempo per sé all'interno di una riflessione complessiva sull'autonomia nella vita delle donne. Quindi l'accesso ai servizi come possibilità di ritagliare un tempo, un'autonomia del tempo delle donne dentro un discorso che guarda alla condizione di vita delle donne in termini complessivi, non solo dal punto di vista della capacità finanziaria, ma più complessivamente. E questi sono i gruppi che con Alisa Del Re applicano al lavoro di riproduzione il metodo dell'inchiesta operaria. Alisa racconta, nell'intervista raccolta negli operaisti, di essersi formata insieme ai quadri militanti che a Marghera facevano un intervento politico nelle fabbriche. E facendo militanza quotidiana a Marghera, apprende sul campo, direttamente dai quadri operai, una realtà dei rapporti sociali che, come lei stessa dirà, non era poi così evidente.
nell'intervista a cui facevo riferimento dirà: se vogliamo, era, sta parlando delle lotte per l'accesso ai servizi salari come forme concrete di salario indiretto, se vogliamo era questa una traslazione delle teorie operaiste di Marghera, quando si chiedevano le 5.000 lire subito, cioè quando gli operai volevano comunque le 5.000 lire per migliorare le proprie condizioni di vita, con tutta la, anche la, lo snobismo che alcune aree della sinistra avevano rispetto a quella rivendicazione, che era una rivendicazione materiale che non aveva la lungimiranza della prospettiva politica. Però Alice Terray dice: come gli operai volevano comunque quelle 5.000 lire per vivere meglio, anche se trattavano che non era un atto immediatamente rivoluzionario. E così era anche per il discorso degli asili nido, continua Del Re. Forse non era rivoluzionario rivendicare asili nido, l'accesso agli asili nido, ma io da qualche parte i bambini li dovevo pur mettere. E quindi c'è questo discorso, c'è questa, la critica che viene mossa al salario del lavoro domestico è su una dimensione più immediatamente pratica, più concreta, appunto, con la stessa Del Re. Quindi abbiamo parlato del valore produttivo della riproduzione, abbiamo parlato della funzione del salario, abbiamo parlato del rifiuto del salario, abbiamo parlato della famiglia, del ruolo, della funzione della famiglia, e adesso forse l'ultima traccia, ma magari potrebbero essercene anche tante altre, insomma l'ultima traccia che si può individuare, almeno l'ultima di quelle che ho individuato rispetto alla critica femminista, è il discorso sull'accumulazione. Allora, Marx considera le forme dell'accumulazione capitalistica come, noi lo sappiamo, come il momento dell'espropriazione delle terre comuni. Ma il femminismo marxista dice: attenzione, l'accumulazione capitalistica non è soltanto la separazione dei lavoratori dai mezzi di produzione, non è soltanto l'aver sottratto ai contadini i terreni da cui lavorare, questo nel passaggio dal feudalesimo al capitalismo, ma l'accumulazione capitalistica è anche la separazione tra attività finalizzate alla produzione e attività finalizzate alla sussistenza e alla produzione, alla riproduzione. Nel momento in cui i contadini sono stati privati dei mezzi di produzione, si è creata una frattura tale per cui i mezzi per la produzione andavano da una parte o andavano ricercati da una parte e i mezzi per la riproduzione venivano dislocati altrove. Sempre in quel saggio Marxismo e femminismo di Silvia Federici che ho citato e che è in corso di traduzione, Federici scrive: quello che Marx non ha visto è che nel processo di accumulazione originaria non si dà soltanto la separazione dei contadini dalla terra, prende anche forma la separazione tra il processo di produzione, produzione per il mercato, produzione di merci, e il processo di riproduzione, la produzione della forza lavoro. Questi due processi iniziano a separarsi fisicamente e ad essere sviluppati da soggetti differenti. Il primo è maschile, il secondo è femminile, il primo salariato, il secondo non salariato. In questa divisione tra salario e non salario, tra salariato e non salariato, un intero segmento dello sfruttamento capitalista passa inosservato. Giungerà alle stesse conclusioni, ma sta prendendo il problema da un punto di vista storico, lo sta osservando, sta riflettendo sulle le origini delle condizioni di sfruttamento delle donne. Questa analisi è stata molto importante, continua Federici, per comprendere i meccanismi e i processi storici che portarono alla svalorizzazione e invisibilizzazione del lavoro domestico e alla sua naturalizzazione come lavoro delle donne. Nel corso del mio lavoro di inchiesta mi sono imbattuta in un fatto storico straordinario, la caccia alle streghe, che ha avuto luogo tanto in Europa quanto in America Latina, esportata dai missionari conquistatori nella zona tra le Ande e il Brasile, che poi fu poi utilizzata per sedare le rivolte degli schiavi. Va bene.
La caccia alle streghe è stato un elemento fondativo della società moderna, che ha permesso di creare molte delle sue strutture, come la divisione sessuale del lavoro, la svalorizzazione del lavoro femminile e soprattutto delle donne in termini generali. Alla ricerca delle origini storiche dello sfruttamento delle donne, tanto il lavoro di Leopoldina Fortunati e Silvia Federici nell'84 di Grande Calibano, quanto le riflessioni che poi Federici riprende all'inizio degli anni 2000 nel libro tradotto nel 2016 Calibano e la strega, e quindi tanto nell'84 quanto nel 2016 il tentativo è stato quello di guardare la transizione capitalistica del feudalesimo al momento dell'accumulazione originaria con lo sguardo femminista sulla riproduzione. E dunque tanto in contrasto con il femminismo che vedeva il lavoro domestico come attività precapitalistica, che quindi esclude le donne dalla lotta contro il capitale, quanto con quelle letture libertarie che vedevano invece nella casa, nella dimensione comunitaria, aree di rapporti liberi sfere di rapporti libere dai rapporti di capitale, invece hanno fornito una documentazione storica proprio ricostruendo, tornando all'origine dello sviluppo del capitale per vedere le forme di come questa separazione tra produzione e riproduzione sia passata attraverso l'esperienza della caccia alle streghe. Il libro Calibano e la strega è molto ricco in questo senso, è anche di dettagli, insomma, è anche un documento storico significativo. In tutti i casi la caccia alle streghe è il dispositivo per la costruzione di un nuovo modello di femminilità e di nuovi comportamenti sociali più congeniale alla disciplina capitalistica del lavoro salariato. Siamo nel Cinquecento, attenzione, perché tutto il pomeriggio siamo andati avanti fra il presente e il XIX secolo, quasi nel Cinquecento. La cosa interessante è che proprio sono le diverse fasi storiche che poi determinano anche i diversi meccanismi di funzionamento dell'ambito della riproduzione. Quindi qua siamo nel Cinquecento, siamo nel passaggio dal feudalesimo al capitalismo, e quindi è il dispositivo per la costruzione di un nuovo modello di femminilità, di nuovi comportamenti sociali più congeniali alla disciplina capitalistica e del lavoro salariato. È la rottura delle forme di solidarietà e cooperazione tipiche della società contadina di fronte all'affermarsi dell'etica protestante. È il controllo sul corpo e sulla potenza riproduttiva delle donne. Appunto, Calibano e la strega è un testo pieno di esempi in cui questi concetti che ho provato così a riassumere anche schematicamente vengono invece sciolti e descritti, proprio come cambia la sessualità delle donne, come cambia il corpo della donna, la percezione del corpo della donna, l'uso della medicina, tutto in relazione al fatto che le donne vengono espropriate cioè nel momento in cui si separa la produzione dalla riproduzione, anche le donne, in quanto figura al centro di quell'ambito là, viene espropriata da quella potenza che di fatto lo spazio della riproduzione costituiva. Guardando dal punto di vista della riproduzione, dice Federici in un'intervista in occasione dell'uscita del libro Calibano e la strega in Italia, ha permesso di leggere fino in fondo nell'articolazione di genere e classe, genere, sviluppo riproduttivo come processi per la formazione del capitale, del capitalismo, questo l'abbiamo già detto. Guardare al capitalismo dal punto di vista della riproduzione ha permesso di leggere fino in fondo cosa che torna di leggere fino in fondo qualcosa che avrò cancellato, scusate. Ed è una cosa che torna oggi utilissima, questo lo accettiamo come una professione di fede, che assistiamo ai nuovi processi di accumulazione, non lo so, comunque questo per dire che che
leggere come la costruzione di una profonda differenza tra la produzione e la riproduzione, fra il lavoro delle donne e il lavoro degli uomini, la recinzione dei saperi sulla riproduzione che diventano, e questo Caliban della strega è molto dettagliato, tutti i saperi medici, erano saperi delle donne, ma in quella fase lì, nella fase di accumulazione, quei saperi vengono completamente scoperti dalle donne. Anche la medicina, anche tutto ciò che riguarda il parto, l'ostetrice, eccetera, vengono completamente delegati a uomini. E questo perché è utilissimo per i nuovi processi di accumulazione? Perché ancora adesso le analisi di Silvia Federici, che poi hanno proseguito sulla scia delle nuove forme di accumulazione, quindi hanno ripreso e attualizzato quel concetto là, mostra come ancora sia sul corpo della donna che avvengono i processi di ristrutturazione capitalistica. Per esempio, l'esempio della violenza di genere, c'è un saggio contenuto nel volume sempre di Federici, Reincantare il mondo, appunto, dove fa proprio il punto sulle origini materiali della violenza di genere. Volevo dire un'altra cosa, quindi questa questa traccia, cosa volevo dire, è che l'accumulazione, per come viene definita e considerata dal femminismo marxista e dal lavoro di Federici, non è un processo dato una volta per sempre alle origini del capitalismo. Si ragiona dentro una tradizione più ampia. Federici ragiona nei termini dell'attualità dell'accumulazione. Un processo che si dà ogni volta ci si trova di fronte ad una fase di transizione capitalistica. E allora, per restare al lavoro di Federici nei termini dell'accumulazione, il suo lavoro più recente, a partire dagli anni 80-90, si è molto concentrato su questo aspetto qua, un po' per una questione biografica, perché lei trascorre gli ultimi anni 80 in Africa, dove assiste in prima persona all'impatto dei processi di aggiustamento strutturale in Africa. E dunque vede esattamente al lavoro un nuovo processo di recinzione, nuove recinzioni, un nuovo processo di accumulazione che questa volta, attraverso i programmi di aggiustamento strutturale, sta costruendo un'economia del debito ed è da quella economia del debito che estrae la produzione della ricchezza. Beh, i lavori di Silvia Federici degli anni 80, a partire dalla fine degli anni 80 e per tutto il corso degli anni 90, sono utilissimi, a mio dire, per leggere quelli che sono i processi, per leggere quella che è la transizione capitalistica nella crisi, per esempio in Europa. I meccanismi di costruzione del debito a cui abbiamo assistito, per esempio in Grecia, ma anche dentro i programmi di austerity che hanno interessato questo paese, ci parlano molto di quei processi che Silvia Federici descrive. Quindi la sua analisi si è sviluppata per provare a dare già una traccia nel presente di questa critica, si è sviluppata soprattutto come critica alla globalizzazione, tant'è che uno dei testi che circolava con grande interesse durante gli anni del movimento globale era proprio un saggio di Silvia Federici, che poi è stato pubblicato in Il punto zero della rivoluzione, La riproduzione della forza lavoro nell'economia globale. Anche Maria Rosa Dalla Costa, per rimanere un po' a quelle che sono le direttrici di sviluppo di questa riflessione, ha continuato la sua riflessione sul piano dell'accumulazione, dei processi di accumulazione. C'è da dire forse che, a differenza di Federici, Dalla Costa ha un po' perso negli anni la sua capacità di guardare alla ricerca teorica come strumento per l'intervento politico. Se vogliamo invece riprendere un altro dei nomi con
con cui abbiamo ragionato oggi, il nome di Alice Del Re, appunto il suo lavoro più recente, ha continuato a ragionare, per quanto abbia fatto anche mille altre cose nel corso della sua vita, ma dentro la traccia della riflessione del femminismo, della critica femminista a Marx, lei ha continuato a lavorare sulla funzione del salario e su come la funzione del salario stia ridefinendo, abbia ridefinito i rapporti tra i generi e non solo. In questi due minuti che ci restano vorrei provare a dire molto schematicamente, magari proponendoli come punti di una discussione futura che, se avremo voglia, potremmo costruire insieme, cosa può esserci utile, più utile, e cosa può esserci meno utile di questa riflessione oggi. Detto che sicuramente è stata un'esperienza che ha avuto una capacità di rottura nel momento in cui è venuta fuori, ha avuto un impatto, una capacità di rottura, di trasformazione sicuramente significativa. Allora, proviamo a vedere un po' che cosa ci resta oggi. Allora, sicuramente ci resta un passo in avanti rispetto alla critica dell'economia politica di Marx. L'intuizione del valore produttivo della riproduzione della forza lavoro, il discorso del comando del salario sul lavoro riproduttivo e dell'accumulazione come sfera, come separazione tra produzione e riproduzione, è un'intuizione tanto dal punto di vista, se vogliamo, filologico della critica a Marx, ma anche e soprattutto per quello che ci riguarda dell'intervento politico, un elemento ancora attualissimo. Ragionare del valore produttivo della riproduzione vuol dire ragionare della funzione del salario nell'economia capitalista, vuol dire, come accennavamo, ragionare anche di tutto quel lavoro che non è salariato e della capacità di produrre lavoro, di produrre valore di tutto quel lavoro non salariato. Ancora utilissima questa analisi rimane per la critica, la messa a critica delle forme della naturalizzazione del lavoro non salariato nella precarietà, l'accettazione del lavoro gratuito, lo accennavamo anche prima, quest'idea del lavoro d'amore, ecco, è ancora una traccia d'analisi utilissima per leggere il lavoro vivo contemporaneo. E poi ci serve se chiediamo reddito, la domanda di reddito, anche dentro non una di meno, si richiama a questa visione là. Un reddito che non è un reddito per un lavoro che è immediatamente produttivo, ma è un reddito per un lavoro più complessivo. Reddito per la trasformazione. Sì. Non è domanda di salario al lavoro domestico, è un reddito di autodeterminazione, ma che attinge sicuramente dal discorso della produzione di valore del lavoro non salariato da quella che sarà. Anche le analisi, le più recenti analisi sui commons, sul comune, possono attingere dalla riflessione, in particolare dalla riflessione intorno al discorso dell'accumulazione, da questa tradizione. Mi verrebbe da dire, ma dentro una relazione di scambio continuo con Silvia Federici, che le sue analisi sul comune hanno un po', rischiano quantomeno di scivolare in una dimensione di chiusura comunitaria, con degli accenni anche decrescitisti. Ecco, utilissime le riflessioni sul comune come risposta ai processi, alle nuove recinzioni. Attenzione però che spesso nella traduzione che si fa, nella traduzione anche forse più spiccia che si fa di questo concetto, a volte il rischio della chiusura comunitaria, dell'idea dell'isola felice rimangono un po'. Sono dei limiti che mi pare di intravedere e che voglio segnalare. Detto che, se si vuole ragionare di commons oggi, la critica del femminismo marxista e la riflessione intorno all'accumulazione originaria è un pezzo di riflessione importantissimo. Ci resta l'analisi sulla famiglia. Quell'analisi sulla famiglia non ci serve più. La famiglia è cambiata,
La famiglia è quel dispositivo che segue e si adatta a quelle che è il modo di produzione, perché organizza la forma della riproduzione. E se abbiamo detto che la riproduzione è centrale per lo sviluppo del capitale, va da sé che la famiglia cambia. Quindi non ci serve quell'analisi della famiglia, oggi non ci serve più, ma ci serve quel metodo. L'analisi della famiglia come dispositivo di gestione del controllo sulla riproduzione che la critica femminista Marx ci ha proposto rimane un elemento assolutamente centrale. Potere femminile e sovversione potere femminile e sovversione sociale dice una cosa secondo me di estrema attualità. La famiglia, questo alveo materno sempre accogliente nel momento del bisogno, è stato per lungo tempo la migliore garanzia che i disoccupati non si trasformassero immediatamente in milioni di outsider ribelli. Allora, direi che tutti i family day, tutte le giornate della procreazione, tutti i decreti Pillon di questi tempi vanno esattamente in questa direzione. Ricostruiamo la famiglia, perché siccome qua non ce n'è per nessuno, prima che diventino tutti outsider ribelli bisogna contenerli. La famiglia ha una funzione di contenimento, ha la funzione sociale di contenere le spinte di rottura. D'altra parte, se ragioniamo di famiglia e di salario, come accennavamo prima, questo approccio va completamente ripensato, perché oggi quel modello lì della famiglia in cui l'uomo breadwinner porta i soldi a casa e la donna è dipendente dal salario del marito è completamente saldato. Nelle esperienze di famiglie, poi cos'è famiglia oggi? Famiglia e convivenza, famiglia e rapporto giuridico, famiglia e consanguinità, cos'è famiglia oggi? È tutto un po' da capire, ma comunque quella forma di convivenza sotto lo stesso tetto che potrebbe essere la famiglia, sicuramente il salario funziona in un altro modo. I salari sono precari, i salari non sono necessariamente l'uomo e la divisa fra l'uomo e la donna, comunque con tutto quel discorso lì va ripensato. Ripensare, secondo me, il rapporto salariale dentro la famiglia ci offre anche degli elementi per leggere la matrice anche materiale del femminicidio e della violenza contro le donne, perché può essere anche che venendo meno quel ruolo e quel rapporto di subordinazione, ci vorranno ancora delle generazioni perché culturalmente ci si abitui a una forma di relazione di genere all'interno della famiglia o della comunità che chiamiamo famiglia di un altro tipo. Quindi forse la violenza domestica e i femminicidi sono un po' un'atroce modalità di adattamento sociale a queste trasformazioni. E poi va anche detto che, come accennavo prima, che le politiche neoliberiste hanno fatto tanto lavoro, per cui oggi i rapporti di potere tra i generi non sono necessariamente quelli che siamo o meglio, non sono necessariamente quelli che la critica femminista Marx negli anni 60 e 70 aveva davanti agli occhi. Oggi, detto che resta un soffitto di cristallo da abbattere per le donne, ma tante donne sono in posizioni, hanno ruoli di potere, chi dice che le donne sono avulse dal potere probabilmente non conoscono le donne, almeno questo è il mio giudizio. Per cui anche su quello, lo so che sto dicendo delle cose così un po' scomode, però diciamo è una traccia di riflessione su cui riflette, perché io credo che le politiche neoliberiste, l'insistenza neoliberista sulla valorizzazione, ma in termini capitalistici, delle differenze sia un po' il problema forte di questi tempi. Dunque io la finirei qua, a meno che non abbiate delle altre cose da aggiungere, anzi però a questo punto le aggiungiamo in una discussione. Però diciamo, penso che questi possano essere gli elementi di attualità di quella critica, probabilmente ce ne sono degli altri, ma insomma mi fermerei qua. Okay, grazie. No, No, detto questo, possiamo discutere se ne avete voglia, forse.
non ci siete annoiati troppo. C'è Kirill che c'è la domanda, si vede dalla faccia. No, mi è venuto in mente una domanda, però un commentario, che chiedere il salario per il lavoro di riproduzione è un, logicamente un gesto estremo, no? Che paradossalmente non si porta come una persona fuori casa, perché in teoria tu resti a casa e chiedi il salario, perché questo non è oggettivo, però ti porti fuori casa nel senso del suo argomento politico. Tu porti direttamente nella fabbrica. Porta fuori casa l'argomento politico. Sì, tu sei direttamente nella fabbrica e mi viene in mente che c'è la similitudine tra di vogliamo tutto, degli operai, che è un oggettivo molto astratto e perciò molto estremo, che mai può essere... Sono d'accordo, c'è sicuramente anche questa traccia, sì, nella, di estremizzazione nel discorso che... L'altro che mi è venuto in mente questo film, mi pare che David Petri, che si chiama Maestro di Vigevano. Ma il Maestro di Vigevano? Ah, sì. Ok. È abbastanza interessante, mi è venuto in mente perché di là lui è un professore della scuola elementare o media, non mi ricordo, elementare forse. E il suo salario non è abbastanza per le famiglie. E così lei deve andare alla fabbrica inizialmente che produce le scarpe. Ma lui percepisce questo con un disonore completo e c'è scambio tra le ruoli, ma c'è anche questa forma che tutti e due lavorano nel settore riproduttivo in qualche modo, che lui deve riprodurre andando alla scuola e il suo bambino deve andare a trasportare la pizza o la scarpa o qualche cosa d'altro e non andare a scuola. C'è un film che è un po' vai fuori dalla logica della fabbrica. Che lui fa. Tu dici potrebbe essere un film utile. Un film utile a transizione, perché sì, è un momento più precario che.